Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale, sul piccolo angolo mio. Oggi parleremo di solari e in particolar modo dei nuovi solari che sono usciti in ambito italiano per quanto riguarda i brand che solitamente formulano e producono cosmetici di tipo biologico. Logicamente questi solari non sono di tipo biologico, non hanno certificazione, però hanno diversi accorgimenti per la quale potreste sceglierli confronto ai solari che magari solitamente trovate nei supermarket o a volte anche nelle farmacie. Ma logicamente se gradite di più una texture o delle formulazioni come quelle che solitamente hanno i prodotti cosmetici di tipo biologico. Parliamo e passiamo subito al brand Etherea. Brand Etherea ha fatto uscire come delle novità i solari chiamati Sea and Sun. Avevamo avuto già qualche prodotto l'anno scorso, però devo dirvi la verità, io non mi ricordo in particolar modo quale, perché avendo utilizzato l'anno scorso altri prodotti non mi ero particolarmente interessata. Però quest'anno, come mi hanno chiesto un parere, li ho guardati bene e ho cercato un attimino di vedere la tipologia di prodotti. Allora, abbiamo delle protezioni di Sea Sun viso, corpo e capelli con ingredienti antiossidanti. Etherea contiene un mix di filtri e complessi di attivi naturali, per lo più sono filtri di tipo chimico. Promettono una texture vellutata, una fragranza di tipo esotico, sicuramente hanno una profumazione un po' particolare di tipo esotico. Contengono inoltre un attivatore dell'abbronzatura che è la tirosina e la riboflavina che stimolano proprio la produzione di melanina. Inoltre sono formati da olio di manno di noce, olio di carota e contengono filtri UVA, UVB e IR. Ora, gli attivi funzionali sono il bio liquefatto di buccia di pomodoro che ha appunto un effetto molto antiossidante e anti-pollution, estratti di Physalis angulata che protegge dai raggi infrarossi e dalla luce blu e poi contiene per esempio questa crema viso SPF 50 anche dei polifenoli dell'uva rossa che stimolano la produzione del collagene. Diciamo che come formulazione sono perfetti perché contengono tanti ingredienti idratanti, nutrienti, protettivi, antiossidanti che insieme ai filtri effettuano comunque una sorta di trattamento già sulla pelle e di conseguenza hanno una protezione maggiore, fra virgolette, perché comunque nel momento in cui la pelle appunto viene aggredita dal sole, loro agiscono in modo da mantenere, diciamo, una condizione della pelle protetta, idratata e nutrita. Sea and Sun hanno fatto anche diverse Sun Body Lotion, le chiamano, con SPF 50. Hanno circa il prezzo, più o meno visto, partono dai 20 ai 25, giù di lì ogni prodotto, dipende un pochino dai filtri se sono più o meno bassi. Sun Body Lotion praticamente è formato da fitocomplessi ed estratti che rinforzano le difese della pelle, un po' come abbiamo detto prima, e contengono l'estratto di carota che rende appunto l'abbronzatura molto più intensa e allo stesso tempo protegge inizialmente la pelle dall'irraggiamento solare. Estratto di macchi, che anche quello ha un effetto particolarmente antiossidante, iperico, achillea, che invece sono lenitivi e rigeneranti. Diciamo che le formulazioni della crema e delle lozioni dei prodotti abbronzanti di Etherea hanno una formulazione un po' diversa l'una dall'altra in base alla tipologia di prodotto, sia in crema o in lozione. Per motivi appunto di formulazione, eccetera, hanno dei differenti tipi di estratti.
La sun body lotion la troviamo anche con l'SPF 30 minore, che con quella 50 non differiscono poi tanto, ed è in essa sono contenuti l'estratto di mallo di noce che aiuta a schermare e protegge la pelle, estratto di carota anche qua, estratto anche di sambuco che ha un'azione antiossidante, energizzante, che riduce in particolar modo lo stress ossidativo. Poi abbiamo dei prodotti che non sono delle protezioni solari, ma sono degli abbronzanti, per esempio Sun Body Oil, che è un SPF 20, abbiamo una lozione per i capelli, Sunscreen Air, inoltre ha fatto uscire anche delle profumazioni proprio estive, da utilizzare credo in spiaggia, Joux of Summer, e poi contiene anche diversi doposole, per esempio c'è un siero per il viso che ho visto che è uscito da poco, che sembra molto molto interessante, mi pare che si chiama After Sunny Day, After a Sunny Day, sì, e un After Sun, un doposole in genere. Un altro brand che ha fatto uscire delle nuove, delle protezioni solari e delle acque profumate, di cui sono molto parecchio orgogliosa perché sono, è un marchio sardo del nord Sardegna, ed è Esmeralda Eco Bio Vegan Cosmetics, che ha fatto uscire la linea solare, che sono delle protezioni solari molto particolari, anti-age, ma con una spinta in più. Infatti ho ritrovato in questi prodotti, in queste referenze, degli ingredienti molto particolari, molto inediti, diciamo, che sarei molto curiosa di provare per vedere un attimino sia come sono formulati, ma sia la loro funzione appunto in fase di protezione solare. Allora, abbiamo una protezione solare viso anti-age, costa dal 24 ai 20, 25 più o meno hanno tutti lo stesso prezzo in linea di massima. Allora, questa protezione solare viso anti-age contiene glicerina vegetale emolliente e dunque anche umettante idratante, un complesso di papaina che è un enzima proteolitico che potenzia il rinnovamento dello strato superficiale, dunque dello strato corneo, contengono anche il normal moisturizing factor che mantiene intatta la barriera idrolipidica, acido ialuronico, altri pesi molecolari, e poi contengono questo complesso che è un attivo schiarente brevettato che si chiama Chroma Bright, che è un attivo schiarente che inibisce l'enzima della tirosinasi, limitando la formazione di la formazione di melanina in maniera disordinata e di conseguenza non formando appunto le iperpigmentazioni in quel caso. Sarei molto curiosa di vedere questo effetto schiarente all'interno della protezione solare mentre noi ci abbronziamo durante appunto l'esposizione solare. Contiene dei filtri chimici. Inoltre, questo fattore che contiene la papaina, che comunque solitamente è un enzima che viene utilizzato parecchio all'interno degli esfolianti e peeling enzimatici d'estate o comunque che si utilizzano prevalentemente d'estate, sono molto curiosa di capire il meccanismo di esfoliazione all'interno di una protezione solare durante l'esposizione. Poi c'è, oltre al siero viso,
abbiamo un fluido protezione solare SPF 50 e SPF 30. Sono simili per riformulazione e ingredienti. Abbiamo sempre la glicerina, il miele che è ricco di flavonoidi, antiossidanti, vitamina C, vitamina B2, B6, aminoacidi, sali minerali, oligoelementi. Diciamo che il miele tendenzialmente è un ingrediente particolarmente completo, ha un sacco di proprietà che protegge appunto la barriera cutanea. La linea di Esmeralda contiene inoltre altre referenze, quali bagno doccia, crema corpo, in questo caso shimmer, poi abbiamo anche delle fragranze, un termoprotettivo capelli, un latte dopo sole e un olio di quelli tipici shimmer, un po' doratine, che piacciono molto, specialmente d'estate. Un altro marchio che quest'anno veramente ha fatto uscire una linea di solari in maniera anche abbastanza estesa, diciamo, è sicuramente Giada Cosmetics. Facendo uscire una linea di solari di colore blu e giallo, ha fatto un pochino ripensare a una linea famosa di solari che chi utilizza il biologico solitamente non ama tanto, almeno esteticamente parlando. Però ho visto, oltre alla varietà dei prodotti, dunque diverse tipologie appunto di creme, spray, eccetera, anche dei buoni ingredienti, in linea di massima, sì, antiossidanti, idratanti, eccetera. E in effetti Giada con queste uscite ha voluto utilizzare dei filtri chimici fotostabili, ottenendo per cui delle texture abbastanza gradevoli, leggere, non terribilmente anche untuose, luminose sul viso ma non eccessivamente oleose, diciamo. Delle texture molto leggere, resistenti all'acqua, waterproof, e hanno una leggera profumazione di monoi, a quanto ho capito. Contengono al loro interno olio d'avocado, jojoba, olivello spinoso, che è un fortissimo idratante, protettivo, antiossidante, il burro di mango, che ha un effetto molto emolliente e restitutivo, l'aloe, che sappiamo che in qualche modo è molto idratante ed emolliente, acido ialuronico, estratto di alga laminaria, antiossidante, che protegge appunto dallo stress ossidativo. Inoltre contiene anche lo estratto di avena, che è terribilmente lenitivo e addolcente, che ci sta benissimo appunto in un solare, perché comunque l'azione calmante e lenitiva contemporaneamente alla protezione è una qualità in più da valutare. Come ho detto, abbiamo un solare spray SPF 50, un solare spray SPF 30, e poi abbiamo un solare spray per i bambini, dunque da usare sulla pelle dei bambini, un olio SPF 10 per aumentare la bronzatura e un balsamo capelli con SPF 10 da utilizzare al mare e una crema dopo sole. Per quanto riguarda dopo sole, shampoo, protettivi solari, li vorrei trattare in un altro video, eventualmente presentandoveli. Allora, oltre a Giada Cosmetics, anche un altro brand che si come Zoe, Zoe Cosmetics, ha fatto uscire un nuovo solare, in questo caso il solare corpo, e ha riformulato e rivisto in qualche modo il solare dell'anno scorso, quello che aveva Every Defense per il viso. Allora, io sinceramente non ne so niente riguardo alla texture, la profumazione, eccetera, perché non li ho provati e non li ho ancora visti fuori, poi non sto andando in particolar modo nelle bioprofumerie a vedere, però so benissimo, l'Every Defense l'avevo già utilizzato l'anno scorso, potete trovare la review nel mio profilo Instagram, e sono un po' particolari perché hanno dei filtri chimici,
Molti degli attivi idratanti, ma utilizzano in particolar modo il picnogenolo, cioè il pino marittimo, come antiossidante all'interno delle loro formulazioni. Che è il pino marittimo e il picnogenolo, si sa benissimo che ha una funzione ancora più potente di quella della vitamina C. Come protezione nei confronti degli agenti esterni e in qualche modo anche dell'irraggiamento solare, dunque dell'invecchiamento precoce della pelle. E poi quest'anno è uscito il Summer Shield SPF 30, mi pare in versione spray se non erro, che anche questo contiene picnogenolo. Una curiosità in più per questa tipologia di prodotti. Non so se mi capiterà di provarli, magari in futuro potrei optare per l'acquisto magari dello spray corpo. Adesso vediamo un attimino quando finisco i miei. La carrellata di prodotti non è per nulla finita, spero che non sia troppo noioso questo video. E abbiamo una sia nuove uscite che dei prodotti che invece credo siano usciti l'anno scorso. Sì, io le avevo già viste l'anno scorso, e sono le protezioni solari di Domus Olea Toscana. Questa linea di solari, come vi dicevo, che è uscita l'anno scorso, si è ampliata in quanto a referenza quest'anno. Usano solo filtri fisici, dunque inorganici, però non hanno quell'effetto tipico di biancone wide cast. Sono ricchi di beta-carotene, hanno un finish più o meno dorato naturale e sono formati nella loro lista ingredienti da fitocomplessi esclusivi e attivi che potenziano in particolar modo la protezione solare. Solitamente al loro interno potete trovare acido ialuronico, glutatione, beta carotene, un saccaride isomerato, glucida e un vitamina E di tipo C, E, B5 e bisabololo. Dunque, è un complesso che viene utilizzato dal brand per la produzione di tutti i solari che ha. Per quanto riguarda le diverse tipologie, possiamo trovare un SPF 30 e un SPF 50, che sono delle creme viso in tubetto, poi dei fluidi solari viso e corpo con SPF 30, 50 e uno basso tipo 15. Anche questo, formato da fitocomplessi esclusivi di Domus Olea, contengono invece estratti di olivo, elicriso, girasole, sesamo, licopene, pomodoro, vitamina C, vitamina E e bisabololo. Una cosa che mi ha colpito particolarmente dei solari di Domus Olea, in particolare la loro texture, che ho visto che non è per niente troppo bianca. Per nulla oleosa, ha un finish molto bello perché l'ho visto, non credevo ai miei occhi sinceramente quando l'ho visto utilizzare. E oltretutto io ho particolarmente apprezzato le istruzioni che utilizzano all'interno proprio del sito, potete trovare delle istruzioni di come vanno messi i solari, i quantitativi, quanti pumps da usare per esempio nelle braccia, nelle gambe. Quanta riapplicazione, quando e come. Ho apprezzato in particolar modo perché spero che ci sia anche nei loro prodotti questa descrizione, questa indicazione sull'utilizzo, perché sicuramente è molto utile per il consumatore, anche i più inesperti che magari solitamente si mettono due pump così e credono di essere protetti. Oltre ai prodotti di tipo protettivo come fluido e crema, possiamo trovare dei prodotti per i capelli come un olio, un balsamo con SPF 6 filtri minerali e un balsamo districante, credo, sì. Poi anche questi ve li voglio presentare in un altro video come prodotti appunto da utilizzare al sole o come dopo sole. Parliamo invece adesso dei solari di Camelie Biocosmesi con la linea Sunshine.
quest'anno è stata ampliata da referenze abbastanza interessanti. Io penso che riceverò a breve dei prodotti dal brand, però non so precisamente quali, sinceramente. Mi hanno detto che mi hanno mandato qualcosa, però non lo so, magari ve lo farò vedere in un altro video, un video. Allora, la linea di Camelli Cosmesi, come vi ho detto, è formata da filtri chimici e filtri fisici combinati. Solitamente quella crema che ho io, per esempio, ha una texture molto gradevole, leggermente giallastra, ma che si assorbe subito in fretta. Lascia una profumazione un po' vanigliata, un po' estiva, ma non eccessiva, cosa che io apprezzo particolarmente perché non amo le profumazioni troppo presenti. Ed è formata appunto dalla crema solare viso e corpo SPF 50 e mi pare anche quella 30, adesso non ricordo, sì, però comunque 50 e 30. Al suo interno contiene acido ialuronico cross-linkato, Q10, dunque antiossidante, vitamina C, licopene, beta-carotene, vitamina E, filtri appunto fotostabili e filtri di tipo anche minerale, ce li ha nel basso inci, se non erro, poi lo riguardo. Poi hanno lo spray solare viso a corpo, che credo che sia quello nuovo, SPF 50 e 30, un olio gel super abbronzante, che è una sorta di attivatore dell'abbronzatura, che contiene acetiltirosina, che praticamente aiuta appunto la formazione della melanina, dunque ad avere un colorito più veloce. Poi abbiamo un olio protettivo corpo capelli che è senza filtri, ma contiene degli ingredienti molto idratanti, nutrienti come l'olio di babassu, cocco, l'insaponificabile di oliva e l'estratto e il karité. E hanno fatto pure un acqua rinfrescante con estratto di carota, aloe beta carotene. Inoltre hanno fatto uscire anche un self bronze che io adoro le autoabbronzanti, con gel autoabbronzante con estratti di carota, aloe, mandorla, borragine e semi di lino. Dunque molto ricco, molto anche idratante. Inoltre esistono già il gel doccia dopo sole, il latte corpo dopo sole e per quanto riguarda la protezione delle labbra, il Sun Lips protettivo, che ha burro di cacao, di mango, di oliva e di cocco, con filtri fisici, credo, sì, mi è sembrato di vedere fisici. Dunque anche Camelli Biocosmesi ha una vasta gamma di referenze che potete acquistare tranquillamente presso il loro sito o presso i rivenditori. Siamo arrivati agli ultimi due brand che ho appunto scelto fra tante novità in ambito italiano sempre, e stiamo parlando di Parentesi Bio, uscita già 2 anni fa se non erro con Somebody to Love, che è la linea di Parentesi Bio, con anche quest'anno se non erro hanno fatto qualche prodotto in più. Viene formulata con filtri chimici, fotostabili e filtri fisici, UVA o UVB. Si differenziano in diverse referenze. Abbiamo uno spray viso corpo colorato con SPF 50 e SPF 30. Più o meno la formulazione sono molto simili. La particolarità di questi solari è la loro colorazione. Appunto, sono colorati, hanno una nuance colorata molto delicata che dà un effetto molto luminoso sulla pelle senza fare quell'effetto biancastro, diciamo, ma piuttosto da sul giallo dorato. È una texture molto leggera, possono usarla anche le pelli, diciamo, un po' grasse perché è leggermente mattificante. Contiene olio d'oliva, avocado, karité, estratti di malva, di calendula. Poi abbiamo la crema viso corpo colorata, sempre con SPF 50, che contiene olio d'oliva, di argan, di riso, di karité, estratti di amamelis e poi contiene questo complesso Rona Flare, che è un flawless, che è praticamente un complesso mattificante che dà anche questa luminosità
loro una sorta di sheer, diciamo, anche sulla pelle, molto bello da vedere. Devo dire che questa crema viso non mi dispiace, molto molto invitante perché contiene filtri fisici, filtri chimici, dunque si può usare magari nell'arco dell'anno anche come base make-up, diciamo. Oltre alla crema viso e lo spray viso corpo abbiamo anche uno stick colorato per zone sensibili SPF 50. Anche questo è leggermente colorato, è molto pratico, non costa neanche tanto, io penso di acquistarlo, adesso non lo so, proprio per le zone sensibili, se vogliamo, se siamo al mare e vogliamo ritoccare la nostra protezione solare, passiamo direttamente lo stick sopra, in particolar modo in queste zone magari più esposte. E poi una delle referenze è anche un olio solare spray per i capelli SPF 6. Un altro brand che ho visto che quest'anno, se non erro, ha fatto uscire la linea Solari è Namalei. Questo brand io l'ho sempre visto, ma non ho mai acquistato nulla, nonostante abbia visto che hanno delle bellissime referenze, anche dei bei, bei sieri viso, tonici, belli, cioè, non so bene cosa ci sia dentro, però mi ricordo che erano particolarmente performanti da come ne parlavano le altre. La linea si chiama Solaire ed è formata da una crema SPF 30 o 50. Al suo interno contiene vitamina E, vitamina C, provitamina B5, acido ialuronico, beta-carotene, oryzanolo e un estratto di alghe rosse, come se vi ricordate nel mio video precedente, quando parlavo dei solari che utilizzo, le alghe rosse e l'alga gore in qualche modo ha un effetto molto antiossidante e protettivo nei confronti dell'irraggiamento solare. Infatti, li conteneva anche uno dei solari di Alga, uno, la linea dei solari Algamaris. Questo contiene anche estratto di camomilla, argan, cocco, nocciola, avocado, germe di grano, estratto di camelia, carota, curcuma e pepe nero. Tutti antiossidanti, nutrienti, emollienti, idratanti per la pelle. Dunque, anche questi prodotti di Namalei mi sono proprio piaciuti perché li ho visti veramente complessi nel loro insieme, atti a proteggere la pelle. C'è anche uno spray protettivo SPF 30 o 50 con più o meno gli stessi estratti che vi ho anticipato prima, con l'aggiunta di estratto di noce, l'oleosoma di cartamo. Solitamente l'olio di cartamo è molto rigenerante, restitutivo, nutriente. Solitamente viene utilizzato anche nelle formulazioni per i capelli con buonissimi risultati. Poi abbiamo un fluido protettivo SPF 50 che contiene, oltre a quegli estratti che vi ho già elencato, centella asiatica, estratto di vite e pepe nero. Il fluido protettivo, se non erro, viene venduto proprio come idratante da giorno da utilizzare appunto sul viso. Poi la linea si amplia di bagno doccia dopo sole, maschera capelli, olio solare capelli, shampoo dopo sole, super abbronzanti, dunque contiene sia l'unguento, un olio attivatore e anche l'acqua abbronzante. Con la linea di Namalei abbiamo terminato questa carrellata di prodotti. Spero che abbiate trovato qualcosa di interessante o che almeno vi incuriosisca a vedere il sito di ogni azienda per vedere magari qual è il prodotto che più vi piace o più può essere a caso vostro. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi propongo, se vi fa piacere, eventualmente la stessa tipologia di video relativa però ai prodotti dopo sole, dopo shampoo e magari ai protettivi capelli, sempre o delle medesime linee o qualcosa di altri brand che magari vi farò vedere. Mi piace molto anche l'idea di farvi vedere qualche crema solare.
da utilizzare però a livello giornaliero, tipo un siero solare o una crema con una protezione magari alta da utilizzare tutti i giorni. Fatemi sapere se vi fa piacere. Vi invito di nuovo a iscrivervi al canale, a seguirmi e speriamo di rivederci presto. Ciao!